siamo allo stand dell'azienda La Versa col signor Matteo Colombo. Volevamo sapere qualcosa sulla vostra azienda, dove si trova e che tipo di vini offrite. Sì. La Versa si trova in Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia, in una zona in Valle Versa, in una zona vocata per la produzione soprattutto del vino nero. E questa è una cosa che ci tengo a dire subito per localizzarci, perché si capisce bene che se parliamo di pino nero parliamo di spumanti. E difatti la Versa, da quando è nata, cioè dal 1905, è riconosciuta soprattutto come un'azienda spumantistica. Abbiamo oggi questa manifestazione un po' dei nostri prodotti, il nostro metodo classico forse più famoso, che è il testa rossa, che decliniamo anche in versione rosé. La Versa si trova diciamo in una fascia geografica che è a cavallo del 45° parallelo. Questo spiega il motivo di un microclima molto favorevole proprio alla coltivazione della vite, in modo particolare del Pinot Noir, che come sapete è un'uva piuttosto difficile da coltivare, richiede molte cure, anche molta passione. È la passione che ci mettono i nostri enologi, anche i nostri viticoltori, per farla crescere appunto da più di 100 anni, da quando, come dicevo, nel 1905 siamo nati, per volere del nostro fondatore, che si chiamava Cesare Gustavo Faravelli, e che è importante nella storia della viticoltura, forse anche nazionale, non solo oltrepadana, perché è stato uno dei primi, con 22 soci, a creare una cantina sociale, che si chiamava appunto La Versa. Oggi invece siamo una società per azioni, quindi una public company, abbiamo circa 720 soci e loro conferiscono appunto le loro uve alla nostra cantina, e tutti i soci di La Versa che hanno delle viti possono essere nostri soci, se hanno diciamo le loro viti in Valle Versa. Quindi questa è una garanzia che noi diamo anche ai consumatori, perché facciamo del vino che proviene dall'Oltrepò Pavese, quindi proprio DOC o DOCG in modo inequivocabile. Io ho avuto l'opportunità di assaggiare poco fa un pino nero non passato in legno, che non era uno spumante, era vinificato in rosso ma non passato in legno. Sì, questa è un'altra delle nostre sfide. Il pino nero vinificato in rosso di solito in Italia ricorda altri territori rispetto all'Oltrepò, per esempio il Trentino, dove sono molto bravi a produrlo. Noi invece lo vogliamo fare anche in Oltrepò Pavese. Devo dire che è un vino che sta riscuotendo un buon successo e si affianca quindi molto bene, diciamo, anche agli spumanti, nel senso che è sempre all'interno della nostra filosofia che mette il Pinot Noir al primo posto. Poi non abbiamo ovviamente, non lavoriamo ovviamente soltanto questo tipo di uva, perché la gamma dei nostri vini è varia, ci sono i bianchi, dai Riesling al Pinot Bianco, al Pinot Grigio, abbiamo la Barbera, abbiamo la Bonarda, che è un altro vino simbolo del territorio, che si fa con l'uva croatina. Però il nostro vitigno principe è il Re Nero, il Pino Nero. Grazie mille, buona continuazione. Grazie a voi, grazie.